Ciao a tutti, buongiorno. Oggi faccio questo video non facendo vedere una riparazione, perché la riparazione l'abbiamo già fatta. Purtroppo per motivi di orari, di negozio e tutto il resto non riuscivo a fare una diretta della riparazione. Però ho deciso comunque di condividere questa riparazione perché mi stanno arrivando un po' di messaggi chiedendomi di questo problema. Poi io faccio vedere il problema che abbiamo riscontrato noi, però ovviamente la riparazione poi va da telefono a telefono, non è sempre detto che il problema è sempre lo stesso, però è una cosa che magari può esservi utile o d'aiuto. Questa nostra esperienza che abbiamo avuto con questo dispositivo, cioè con questo è una scheda facsimile, il dispositivo in questione è questo, che adesso funziona. Questo problema era la camera posteriore che non andava. Quella anteriore va, quella posteriore non andava. Adesso, come vedete, funziona. Allora, cosa è successo? Su questo dispositivo qui che stiamo parlando aveva preso acqua, molta acqua, infatti è stato rifatto tutta la parte superiore del connettore e in più la camera non andava. Allora, la prima cosa che noi facciamo quando non va una periferica, in questo caso la camera, è controllare bene tutto il connettore. Passo al microscopio così lo vedete. Se avete domande o qualcosa da chiedermi, non c'è problema, chiedete pure. Nei commenti, dove volete, tramite WhatsApp sul nostro numero. Allora, la prima cosa che andiamo a fare, andiamo a controllare tutti i pin che ci sono, che fanno contatto sulla fotocamera, se è tutto a posto, nel senso se non c'è qualche linea in corto e se tutti gli altri pin hanno comunque dei valori, hanno una resistenza che ci dice che c'è comunicazione e con il dispositivo, sia con la CPU e sia con ovviamente la periferica stessa. Allora, cos'è che abbiamo fatto? Siamo andati a vedere sullo schema che adesso provo a mettere. Allora, ecco questo è lo schema. Come vedete, qui ci sono comunque dei valori. Questi in grigio ovviamente sono a massa e gli altri hanno dei valori. Quindi siamo andati a controllare quanti di questi in massa, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sul connettore superiore e 7, 2, 4 e 3, 7 su quello inferiore. E abbiamo riscontrato che effettivamente corti altri non ce ne sono, cioè non ci sono linee in corto, quindi era giusto così. Allora siamo andati a vedere tutti i valori in modalità diodo, siamo andati a vedere le resistenze che hanno tutte le altre viste ed è tutto corretto. Quello che ci veniva un pochettino in dubbio, siccome aveva preso acqua, abbiamo visto che questo condensatore, il C3210, era bruciato. Allora, bruciato nel senso bruciacchiato, lui funzionava, ma con un'ispezione visiva sembrava che era leggermente danneggiato. In realtà no, funzionava correttamente. Però ovviamente per scrupolo siamo andati a controllare. Questo qui è un condensatore che, come vedete qua, PPVCC Main LDO. L'LDO è questo componente qua, che è quello che va a alimentare e dare l'input quando si va ad avviare la camera. Quindi quello che abbiamo voluto testare dopo che abbiamo verificato che era tutto a posto è verificare se arrivava il voltaggio in questo condensatore. Ok. E il voltaggio in quest'altro fusibile o anche in questi condensatori qua. Perché questo? Perché vi spiego un pochettino come funziona l'avvio di una camera. In poche parole, noi dovremmo avere i 4 volt, ok? Quindi i 4 volt vengono dati da questo componente qua, quindi la VCC main normale, ok? Che sarebbe questa qui, ok? Noi in questo condensatore qua, come vedete, abbiamo la VCC main. Questo attraverso comunque
literato che vediamo qua viene trasformata in VCC, viene passato da questo fusibile, viene passato dall'altra parte del fusibile che diventa VCC main LDO. Ok? Quindi i 4 volt che noi abbiamo dalla VCC main, dalla linea principale, vengono trasformati sempre in 4 volt, ma per l'LDO, quindi per questo componente qua, come vedete, è il condensatore che dicevo io. E abbiamo visto che qui non avevamo voltaggio, non arrivavano i 4 volt. Allora abbiamo provato a sistemare il condensatore, ma in realtà, come dicevo prima, non era lui il problema, quindi non arrivavano. Comunque, una volta tolto e verificato sotto la pista, non arrivavano comunque i 4 volt. Allora si va per esclusione, quindi siccome è questo fusibile che va a mandare dalla VCC main, lo trasforma in VCC main LDO, quindi i 4 volt devono arrivare nell'integrato che va a alimentare la camera. Abbiamo visto che qui non c'era questo passaggio, e andando a vedere effettivamente era spaccato in due questo fusibile. E abbiamo messo a posto il fusibile, fatto la verifica, perfetto, qui arrivano i 4 volt senza nessun tipo di problema. Dopodiché, fatto questo, siamo andati a montare la camera e ancora la camera non ne voleva sapere niente di funzionare. E allora, cosa siamo andati a fare? Siamo andati a vedere perché questi 4 volt che entrano nell'LDO, questi qua devono essere trasformati da questo integrato in 2.85, come vedete qua. 2.85, ok? Quindi da questo condensatore passa su questo pin all'interno dell'LDO e di cui poi va a farlo trasformare in 2.85, che è l'avvio dell'alimentazione della camera. Infatti arriva in questo fusibile dove viene trasformata dall'altra parte del fusibile in questo pin numero 20. Quindi io in questo pin devo avere 2,85, come si può vedere anche qui in basso. Ok, quindi io questi 2,85 non ce li avevo. Quindi la prima cosa che ovviamente viene in mente è che questo componente è danneggiato. Lo togliamo, facciamo tutti i test, vediamo che è tutto a posto, rimettiamo un altro integrato preso ovviamente da un altro dispositivo. Lo saldiamo, andiamo a fare la verifica ed effettivamente finalmente abbiamo i 2,85 in questo pin sul connettore. Quindi la corrente che fa avviare una volta che si schiaccia sul display l'icona della fotocamera, quindi questo qui, il 2,85, lo vediamo quando andiamo ad avviare la fotocamera, arrivavano tranquillamente, quindi arrivano senza nessun tipo di problema. Quindi abbiamo detto perfetto, allora è tutto a posto. Nonostante abbiamo fatto questo e verificato la camera, ancora la camera non voleva partire, nonostante arrivava a tutti i voltaggi. E allora, la conclusione è che ci deve essere sicuramente un'interruzione interna, ok? Oppure è direttamente la CPU, perché questo contatto va all'interno direttamente della CPU, come vedete qua, che non sta comunicando ovviamente con l'LDO, ci deve essere un'interruzione qualcosa. Allora, l'unico modo per fare in modo che la camera posteriore potesse andare era quello di fare un ponte. Quindi non l'abbiamo fatto prima perché volevamo cercare di sistemarlo, però visto e considerato che non siamo riusciti, siamo andati a fare un ponte, quindi siamo andati a prendere un voltaggio di 3 volt che si trova in questi condensatori, come vedete qua, 3 volt. Abbiamo fatto un ponte da questo condensatore, siamo andati a passare all'interno e siamo andati direttamente sull'ingresso di questo fusibile. Non lo mettiamo sull'altra parte, direttamente sul pin, perché se succede qualsiasi cosa, qui rischiamo di bruciare proprio direttamente all'interno della CPU. Quindi lo mettiamo in questo caso, che in caso di malfunzionamento, di guasto, si danneggia il fusibile. Una volta fatto il ponte da questa parte, ovviamente dobbiamo rimuovere l'LDO per forza, perché
perché altrimenti il dispositivo riconosce di qualcosa di anomalo e un'anomalia all'interno e quindi non va a funzionare correttamente. Quindi abbiamo dovuto togliere anche questo integrato, fatto il ponte fino a qui, sistemato e chiuso con la resina. Dopodiché, finalmente, una volta messo questo voltaggio di 3 volt, voi dite perché 3 volt? Perché siamo andati a prendere una corrente più o meno simile. Potevamo prendere la 2,85 che c'è nella camera frontale, ma diventerebbe molto dispendioso per la fotocamera frontale. Quindi abbiamo preso i 3 volt che c'è qui e passati direttamente. Non succede niente, funziona correttamente. L'unica cosa che potrebbe avere è che il dispositivo ha un leggero, leggerissimo consumo, quindi niente di che. Quindi la batteria magari invece di durarti 24 ore, ovviamente sto facendo un esempio, te ne dura 22, 20, 23, 22 e mezzo. C'è un piccolo ovviamente assorbimento che ti fa scaricare leggermente la batteria prima, però è l'unico modo in questo caso che noi abbiamo trovato per fare in modo che la camera posteriore funzionasse. Fatto questo, abbiamo montato il telefono come vi ho fatto vedere, e qui in questo caso qui, e la camera tranquillamente funziona. Quindi ho voluto condividere con voi questa esperienza perché ci ha portato via un po' di tempo. E questo, ripeto, per evitare di fare subito il ponte, perché è molto semplice, faccio subito il ponte, sorvolo tutti i problemi e basta. Invece no, abbiamo cercato un attimino di sistemare tutto, ma come detto, senza avere nessun tipo di risultato nella camera. Quindi penso che dai test fatti ci sia stata un'interruzione a qualcosa interna, perché tutti i valori, tutte le cose erano giuste. Quindi, per ultima speranza, ultima spiaggia, abbiamo fatto questo ponte che va dal condensatore che si trova qui, in questa parte qui. Fatto il ponte, è passato di qua, è arrivato sul fusibile. Fatto il ponte di qua, chiuso con la resina e tac, la camera funziona tranquillamente. Quindi spero che, anche se non ho fatto vedere la riparazione, perché era molto lunga, quindi non penso che potevo fare un video così lungo, però almeno vi ho spiegato tutti i passaggi che abbiamo fatto, in modo che se vi può capitare una cosa del genere su un 6S, sappiate che nel caso più estremo potete fare un ponte, quindi sorvolare il problema dell'LDO e far funzionare e risolvere il problema della camera, avendo leggermente un piccolo assorbimento. Grazie ancora, spero di esservi stato utile e lascio nella descrizione lascio i contatti, nel caso avete bisogno di qualcosa potete contattarci senza problemi. Grazie ancora, buona giornata.